È assolutamente fondamentale organizzare incontri con le aziende che abbiamo coinvolto in processi di formazione e quindi abbiamo già soddisfatto un'esigenza, un fabbisogno formativo. Ma incontrarli, fare rete, incontrarsi in un contesto come quello che è oggi la facoltà di agraria dell'Università Federico II di Napoli, mette in connessione le aziende tra di loro e soprattutto apriamo delle finestre a quelli che sono i processi di ricerca che la facoltà di agraria e il CASEAL, che è l'ente di ricerca dell'università, al fine di stimolare l'innovazione e la ricerca, perché come abbiamo detto, l'innovazione, la ricerca è formazione. Questo produce crescita delle aziende, produce sviluppo e di conseguenza l'azienda crescendo ha bisogno di fare formazione continua. Questo è l'obiettivo che con questo evento IFOA si è data. Il panorama è particolarmente vasto perché ci stiamo occupando sia dell'innovazione di prodotto che dell'innovazione di processo, ma particolarmente stiamo dedicando molta attenzione a quelli che sono i problemi legati all'economia circolare, cioè cerchiamo in tutti i casi di trasformare i sottoprodotti delle lavorazioni in ulteriori prodotti, in maniera tale che l'ultimo scarico di un determinato processo in serie diventi acqua da che si può immettere direttamente nell'ambiente. E questo per quanto riguarda, diciamo, specificamente noi come CASEAL, che dedichiamo anche molta attenzione sull'innovazione di prodotto. In particolare tutti quei prodotti che possono essere utili per il cosiddetto time saving, cioè oggi come oggi il consumatore, la consumatrice è disponibile a pagare una certa aliquota in più per acquistare un prodotto che però gli risparmi tempo per la lavorazione.